Siamo con la professoressa Valeo. Professoressa, in cosa consiste questo Green Game? Allora, questa è la finale del Green Game, è una manifestazione sull'ambiente e questa è la finalissima con 52 scuole. È una, la prima finale, diciamo, l'abbiamo fatta a scuola nostra, con tutte le prime e le seconde, sia delle scienze umane che del liceo scientifico. E si sono classificate due scuole da noi, le due prime, prima E e prima F, mentre seconda A e seconda D del liceo scienze umane. E adesso siamo qua con altre 52 scuole per fare la finalissima. Come i ragazzi si sono approcciati a questa esperienza? Bene, benissimo, sono stati coinvolti e hanno veramente espresso il loro interesse per l'ambiente e per il riciclo dei rifiuti. La finale di oggi conferma che la raccolta differenziata è un tema importante che diventa materia di studio. I ragazzi si sono preparati a scuola, oggi dovranno vincere insomma, la finale rispondendo a delle domande inerenti alla raccolta. Quindi la raccolta differenziata diventa materiale dove lavorare per i ragazzi, e le informazioni sono importanti e poi si gioca in maniera diversa. La cultura viene, voglio dire, viene stimolata con questo tipo di format. Voi che siete la rappresentanza del nostro istituto qui a questo Green Game, cosa pensate di questo evento? È molto importante per le generazioni future che devono essere sensibilizzate per l'inquinamento. Cosa pensate di questa iniziativa? Beh, pensiamo che sia molto utile, molto interessante. Penso che sia un evento molto divertente, istruttivo ed educativo. È stata un'esperienza molto importante dal punto di vista anche formativo, perché ci sono delle nozioni, si imparano molte nozioni sull'ecologia, e è molto bella. Ho avuto modo a scuola di fare il primo incontro, è stato molto utile perché i ragazzi hanno capito finalmente come si fa la differenziata. Quanto è importante sensibilizzare i ragazzi alla raccolta differenziata? È molto importante perché da tanti piccoli gesti quotidiani che riusciamo a fare la differenza, e soprattutto è un lavoro che premia, ha dato gli ottimi risultati di tutta la regione Calabria. Calabria è una regione che ha ampi margini di miglioramento, ma è migliorata notevolmente. Ad esempio la raccolta della carta e del cartone in Calabria ha un pro capite di 30 kg per abitante, che è un buon risultato anche se può essere sicuramente migliorato.